E questa volta andiamo a leggere i dati direttamente con Coach Chiappini. Che cosa c'è scritto qui? C'è scritto una buona distribuzione del palleggiatore, perché tre giocatrici su sei sono andate in doppia cifra, e una buona ricezione, anzi buonissima ricezione direi, il 43%, 45% di ricezione positiva con il 36% di perfetta, direi che sono soddisfatto. E Rose Courtney Shawn, oltre a fare punti, anche nelle top 20 per quanto riguarda le ricezioni, almeno così dicevano alcune statistiche. Sì, esattamente. No, sono molto soddisfatto della prestazione di stasera, perché era tutto tranne che semplice questa partita, perché le ragazze avevano nella testa la partita di Vicenza che avevano visto prima, allora magari quello un po' d'ansia poteva averla messa, però siamo stati in difficoltà sotto pressione soprattutto il primo set, complici probabilmente anche due sviste arbitrali che ci hanno un po', però quelle ci stanno. Poi siamo stati bravi a prendere in mano la partita, e probabilmente dal secondo set in poi l'abbiamo gestita sempre noi la partita, nel bene e nel male. E allora ci facciamo qualche migliaia di chilometri e andiamo a Talmassons. Però è tutta dritta. Ah, e questo è importante, quindi è come se fosse una schiacciata in parallela. Esattamente, no, adesso andiamo a Talmassons con credo un pochino più di tranquillità e con la consapevolezza che se noi esprimiamo il nostro gioco, insomma, giochiamo a pallavolo con tutti. Grazie coach, in bocca al lupo. Possiamo fare un saluto a coach Luca Nanni e un benvenuto a coach Soffici? Certo, sì, un saluto a Luca, un grandissimo in bocca al lupo per le sue prossime esperienze, e un grazie a Marco che si è messo a disposizione. Volevo, se mi permetti, spendere due parole d'elogio per Benedetta Salviato, perché da libero è entrata invece in cambio battuta difesa e giocatore di seconda linea, ha espresso una qualità che travalica gli anni che ha. Ha fatto 4 ace su 6 turni di battuta, quindi la devo ringraziare come allenatore e dirle brava sempre come allenatore, quindi sono soddisfatto di quello che ha fatto. Significa che il coach l'ha motivata bene? Ma guarda, io credo che una ragazza di 18 anni che gioca in Serie A abbia già delle motivazioni a prescindere dall'allenatore, no? Quindi, grazie coach e buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Tanti anni fa Soverato godeva della presenza di coach Nino Gagliardi, ora lo ritrova un ottimo coach, un coach di quelli che è stato trascinare la squadra. Oggi una sconfitta, ma una bella prestazione, almeno per i tifosi che l'hanno guardata. Beh, in realtà speravamo di fare qualcosa in più, non ci siamo riusciti, abbiamo trovato una squadra con delle motivazioni importanti, noi ne dovevamo avere più di loro e non lo abbiamo dimostrato, quindi onore al merito a Soverato che ha fatto 3 punti importanti per la loro classifica, e noi continuiamo a non riuscire a svoltare, questo è un peccato, però io a Soverato ci ho lasciato il cuore, quindi che dire, sono contento di essere tornato qui. Chiaro, mi aspettavo di fare una partita diversa, quantomeno giocarmela di più, perché ad eccezione del primo set poi non siamo stati all'altezza della situazione. E comunque l'Assitec ce la farà, i play-out saranno affrontati e vinti. Ma questo me lo auguro, ma nell'altro girone ci si porta ai punti del primo girone, quindi sarà molto complicato tutto il percorso. Noi giocheremo una partita alla volta sperando di riuscire a fare meglio di come stiamo facendo in questo periodo. Successi, medaglie d'oro a livello giovanile, argenti, mondiali, europei, coach Gagliardi ha fatto tanta strada e tanta ne farà ancora. Ma io me lo auguro e con tanta umiltà cercherò di fare del mio meglio sempre, cercando di continuare ad imparare, soprattutto a mettermi in discussione, quindi la strada è ancora lunga, mi auguro che sia ancora ricca di esperienze importanti. Il riscaldamento e il discorso motivazionale fatto fuori dallo spogliatoio ma in campo quando erano già entrate le ragazze, un altro schema particolare? No, anche a Soverato facevo così, da sempre. Siamo noi che non ce lo ricordiamo, sì, grazie coach. Grazie a voi, arrivederci. Per arrivare alla postazione interviste abbiamo dovuto superare la rete, io mi sono soltanto abbassato leggermente, Lenia Cecchi si è dovuta piegare completamente, differenza d'altezza. Complimenti, una bella partita, forse con l'occhio dell'ex. Sì, ci servivano questi 3 punti soprattutto per la classifica dopo la brutta prestazione con Perugia, quindi anche per dare sul morale e poi sai, un po' per riscattarmi dall'anno passato.
una partita che ha entusiasmato il pubblico. Una parola su Sofia Giambanco, che è una ragazza giovane, vista da una ragazza giovanissima ma esperta pallavolisticamente. Sì, sì, c'ha un grande margine di miglioramento. Adesso piano piano, visto, si è ritrovata da Pachinara titolare, quindi no, sta lavorando, una ragazza che lavora sodo e si è visto, che ci sono, i risultati sono visti. E quando qualche pallone scotta ci pensa Elenia Cecchi? No, io do, come sempre, do il mio meglio per portare a casa i tre punti e la vittoria, quindi do il cuore ogni partita. La risposta italiana alla Finlandia? Alla Finlandia? Nel senso Pia Koronen da una parte e Elenia Cecchi dall'altra. Ah sì, diciamo le due, come dico io, le due vecchie della squadra, le più grandi. E allora in bocca al lupo, il Soverato ce la farà per i playoff? Non commento, diciamo ogni partita a sé, cerchiamo di fare punti, più punti possibili, e poi, come si dice, sono scaramantica, non mi voglio sbilanciare. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Il Soverato ha ragione dell'Assitec Sant'Elia per 3-0, 26-24, 25-18, 25-14. Comunque una bella prestazione, anche se perdente, per l'Assitec, e soprattutto un bel ritorno, anche se non ha potuto giocare per problemi fisici, di Irene Botarelli, amatissima qui a Soverato. Grazie, è stata veramente un'emozione tornare qua al Palascoppa. È stato un po' tornare a casa, poi ho un sacco di amici, perché veramente anche a me la Calabria è rimasta nel cuore, sono molto contenta. Una sconfitta grave, pesante, però non siete una pessima squadra, anzi avete dato spettacolo per sprazzi di gioco. Sì, è un po' il nostro tema fondamentale di tutto l'anno. Facciamo una buona pallavolo, però spesso ci perdiamo nelle cose semplici. Dobbiamo lavorare soprattutto sulla mentalità per rimanere costanti, perché le cose buone le sappiamo fare, ma spesso come se la paura ci frenasse. E allora in bocca al lupo all'Assitec, come ha visto il Soverato? Il Soverato è una squadra che fa sempre bene, è una squadra che tira fuori tanta grinta, tanta voglia di fare, in difesa sono una bella squadra, quindi sono secondo me una squadra ben equilibrata, che infatti sta facendo molto bene. In bocca al lupo, l'anno prossimo vogliamo ancora Assitec Soverato. Assolutamente, io sto lavorando per rientrare il prima possibile e per dare una mano alla squadra. Grazie, in bocca al lupo. Grazie anche a voi.